fare. Queste schede di seconda media ovviamente hanno un pregresso in prima media per il lavoro che viene fatto. Sul sito ubimat.org c'è una sezione apposta, lo metterò di sopra come novità, o lo metto, mando il link a Covello, lo vedete sul sito, certo. Ci sono tutte le schede, sia la parte alunno, sia l'oggetto di apprendimento. Perché è buona cosa che magari prima di proporre la scheda agli alunni vediate quello che succede. L'oggetto è una che trovate dappertutto e avete proprio anche come viene fuori il finale. E può essere usato anche come oggetto di apprendimento, ovviamente. Sì. E lascio questo qua a sinistra. Che ha fatto cose molto belle con Geo, per cui anche un programma che per sia la primaria e secondaria vale la pena di acquisire come conoscenza. No, Giorgio è veramente un bel programma perché permette di fare dalle cose più semplici. Cioè, io ricordo che quando la mia bambina era alla scuola primaria me l'ha rubato per farci dei disegnini, insomma, usando gli strumenti geometrici, fare una faccina, una casetta, queste cose qua, no? Si divertiva a fare queste cose. Quindi può essere usato in modo molto semplice e poi anche in modo sofisticato perché ha tutti gli strumenti per fare il conto differenziale, si possono risolvere anche numericamente sistemi di equazioni differenziali, si possono fare anche cose molto sofisticate. Dunque, avrete notato che i problemi che vi abbiamo presentato fino adesso sono problemi di massimo e minimo. Sono problemi di massimo e minimo quelli che riguardano le bolle di sapore, ma ne parleremo molto più diffusamente dopo perché vogliamo farvici giocare sostanzialmente. Ma erano problemi di massimo e minimo anche quelli che ha raccontato Manuela, cioè trovare non so, la rete di lunghezza minima che congiunge varie città, per esempio. Erano problemi di massimo e minimo i problemi geometrici che ci ha raccontato Ubaldo. Tra tutti i rettangoli di datare a trovare quello di perimetro minimo. Ok? Dunque sì. Ok, no, qui c'è pagina di ringraziamenti. Dunque, le esperienze che sto per raccontarvi in buona parte sono frutto di sperimentazioni che ho fatto soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado, oggettivamente. Alcune cose, vedrete, sono più tarate per la scuola secondaria di secondo grado, ma non esclusivamente, perché ci sono delle cose che ad un altro livello possono benissimo essere proposte alla secondaria di primo grado. Questi laboratori sono stati svolti in buona parte grazie al Piano Nazionale Lauree Scientifiche, che è un piano finanziato dal Ministero che ci permette di avere delle collaborazioni scuola-università, per cui coprogettiamo dei laboratori, andiamo nelle classi o con gruppi più o meno selezionati di studenti, diciamo volontari, proponiamo queste cose e vediamo di fare della matematica in modo divertente. Per quanto riguarda le esperienze delle bolle di sapone, come vedrete si tratta in gran parte di materiale povero che può essere fatto con un minimo di manualità, veramente si va al brico a comprare delle quelle cose che si riesce a realizzare in proprio, ma ci siamo ispirati a varie esperienze, in particolare del laboratorio di didattica e comunicazione della matematica dell'Università di Trento, con cui collaboro da anni, e poi con il centro di Matematica, che è un centro con sede a Milano, un centro universitario, un interuniversitario, che realizza laboratori di matematica. Dunque, vediamo un po' di alcuni problemi di minimo che saltano fuori nella scienza della vita reale. No, perché una cosa che può avere molto appeal per quanto riguarda la matematica è avere dei problemi interdisciplinari, cioè che provengano da un'altra disciplina, non proporre il problema di matematica lungo e crudo che può causare noia, dicono ma perché mi fai fare queste cose che non servono a niente, eccetera. Questo è uno dei più antichi, se vogliamo, principi di minimo in ottica. No? Sappiamo che i raggi luminosi seguono dei cammini rettilinei.
una cosa che si può vedere benissimo con un semplice laser, per esempio. Cioè, è notevole che oggi abbiamo il laser, possiamo usare un puntatore laser per vedere questi raggi luminosi perfettamente rettilinei. Che questa cosa l'abbiano già intuita fin dall'antichità, però è notevole, no? Perché il laser non ce l'avevano. Storicamente uno dei primi principi di minimo può essere il principio di Fermat, il cosiddetto principio di Fermat, che dice che un raggio luminoso segue il cammino che minimizza il tempo di percorrenza. No? C'è sotto un'idea, se volete, particellare della luce, cioè la luce è fatta da particelle che viaggiano, e queste particelle seguono un cammino che rende minimo il tempo di percorrenza. Per esempio, questo principio permette di stabilire le leggi della riflessione degli specchi. No? Se avete un raggio luminoso che deve partire dal punto A incontro uno specchio e riparte dall'altra parte, sapete che l'angolo di incidenza e l'angolo di riflessione devono essere uguali. E questo si spiega molto facilmente usando un principio di minimo. Cioè, in realtà, se io devo andare da qua a qua passando per un punto sullo specchio, il cammino più breve è quello che mi realizza l'uguaglianza dei due angoli. Io qui avevo preparato un bellissimo programmino che illustra graficamente la cosa, che non posso usare perché abbiamo avuto un problema tecnico. Vi dico come si fa. Prendete questo punto qui e riflettetelo di sotto. Ok? Questo cammino sarà uguale al cammino riflesso. Adesso cosa vedete di sotto? Vedete una spezzata? Così e così, che arriva dal punto riflesso. Questo cammino è il minimo possibile se congiungo i due punti con il percorso più corto possibile, che è il segmento diretto. Certo. E riflettete un'altra volta e vedete che questi due angoli devono essere uguali. Ve l'ho spiegato malissimo, perché questa cosa va fatta vedere con va fatta vedere con una simulazione, con un ausilio informatico. Purtroppo il programmino Java che avevo fatto non posso farvelo vedere su questa macchina qui perché non è installato. Però se qualcuno è interessato sulla mia macchina, così uno a uno ve lo possiamo far vedere. Ma puoi magari farne una registrazione che la carichiamo? Assolutamente sì. Così la carichiamo con questo video sul sito e quindi ve lo potete vedere. No, altre simulazioni le ho fatte fortunatamente usando GeoGebra, che su questa macchina c'è, quindi ve le posso far vedere. Mandate lì. Oh, qua se vedete nella slide dico che con il principio di Fermat, cioè questo principio di minima percorrenza in elastica, si può spiegare anche la luce della rifrazione. Avete presente la rifrazione? Prendete una matita e la mettete dentro un bicchiere pieno d'acqua, la matita sembra spezzata, no? Sembra che si pieghi. Perché? Perché la velocità della luce nell'acqua è inferiore a quella nell'aria. Ancora una volta, sfruttando il fatto che il cammino che deve percorrere la luce realizza questo minimo di percorrenza, si può spiegare la legge della rifrazione. La legge della rifrazione non è probabilmente proponibile alla scuola media inferiore, certamente è proponibile alla scuola media superiore, viene comunemente fatta nei corsi di fisica anche. Anche quella si giustifica con dei facili, risolvendo un facile problema di minimo. E c'è la legge di Snell, no? Che dice che il rapporto tra i segni dell'angolo di incidenza e di rifrazione e le velocità relative della luce devono essere uguali. Dunque, volevo presentarvi adesso, portarvi indietro all'anno 1696, siamo nel giugno 1696, e raccontarvi una parte importantissima della storia della matematica. Perché nel 1696 c'è la data di nascita del calcolo delle variazioni. Tutto nasce da un problema che quel burlone di Johann Bernoulli propose ai matematici dell'epoca. Cioè sugli Acta Eruditorum, che era una delle più importanti riviste scientifiche dell'epoca, Bernoulli propone, lancia una sfida ai colleghi matematici. Cioè dice, vedete, problema novum ad cuius solutionem matematici invitandi. Un problema di tipo nuovo alla cui soluzione invito i matematici. Questo problema è un problema molto semplice.
ci sono due punti sul piano verticale, no? Uno più alto e uno più basso. Bernoulli richiede qual è la curva che li congiunge, fatta in modo tale che un punto situato in alto scivoli lungo questa curva sotto effetto della gravità e arrivi al punto in basso nel tempo più breve possibile. Ok, quindi un percorso che mi permetta di minimizzare il tempo di caduta. Voi potreste dirmi, bah, non è tanto interessante, però si possono pensare a un sacco di problemi applicativi che richiedono una soluzione di questo tipo. È un problema, tra l'altro, che in realtà non ha inventato Bernoulli, perché se era già occupato Galileo. Galileo si chiedeva come faccio io a far scendere un punto da qua a qua, scegliendo il percorso in modo che scenda nel modo più rapido possibile. A uno viene da dire, bah, congiungo i due punti con un piano inclinato, un segmento di retta, quello è il percorso più corto, sarà anche il più veloce. E invece no. Galileo si rese conto che però, siccome il punto scendendo accelera, c'è la forza di gravità che sta attirando il punto verso la Terra, dice, forse se io faccio scendere il punto facendolo partire verticale, quello scende più veloce. Okay? Certamente un punto che cade in verticale cade più veloce che un punto che scende lungo un piano inclinato. Infatti, sostanzialmente, Galileo inventò il piano inclinato per rallentare la caduta e poter studiare meglio le proprietà. Galileo pensava, ma forse la soluzione di questo problema è l'arco di cerchio, che è una soluzione purtroppo scorretta, vedremo. In realtà il buon Bernoulli, quando nel 1696 ha posto ai suoi colleghi questo problema, intanto sapeva benissimo che la soluzione non era l'arco di retta e infatti cosa dice? Dice, guardate, una persona così diciamo frettolosa potrebbe dire la soluzione è il segmento di retta, ma non è così. Pensateci bene, se riuscite a